Oggi finalmente allenamento tutti e tre insieme, il team comando si è radunato. Si è radunata. Sì, Radunato. ragazzi, tutti quanti insieme di nuovo per un workout da paura. Cosa alleni oggi, Vediamo quanti danni riusciamo a fare oggi tutti e tre insieme, se ci cacciano via dalla palestra prima di subito. Io pensavo di fare qualche esercizio di schiena. Io penso di fare le spalle. Io invece farò un total body per la parte superiore, molto Sì, ma semplicemente. tu tanto ormai non ti alleni più, no? Hai risaputo che tanto ormai non ti alleni Sì, più. mi piacerebbe, me lo di prima. Ormai sei un secco, guarda. Secco ormai. Guardi i tortellini, che effetto ti fa. Ragazzi, mi vedete appeso, ma non perché sto facendo la scimmia, ma perché voglio fare un po' di bicipiti a corpo libero. Ovviamente state attenti, ragazzi, cercate di appunto isolare il più possibile il bicipite e di non andare ad allenare a muovere il dorso. Non ho sinceramente un numero esatto di ripetizioni, siccome a corpo libero faccio fino a che il mio muscolo riesce a farne, molto semplicemente, posso essere 10 come 15 come 12. Partiamo dal pulley, è un riscaldamento, quindi vabbè, partiamo con 45 kg per poi andare ad aumentare il peso. Allora, cosa importante di quando si esegue il pulley, che tantissimi ragazzi e tantissimi anche i miei clienti sbagliano, molte persone quando fanno il pulley tendono a tirare verso lo sterno. Tirando verso lo sterno andiamo a coinvolgere pochissimo la schiena e tiriamo tantissimo di bicipite, mentre il pulley è un esercizio principalmente per la schiena. Cosa molto importante quando si fa il pulley è la presa, posizione delle ginocchia, le gambe che non devono essere tese, ma devono essere leggermente piegate, allungamento in avanti. È importante fare questo movimento perché, come vedete ragazzi, il dorsale è allungato, quindi se io faccio semplicemente questo, il movimento è molto ridotto, mentre andando in avanti il dorsale si allunga e avrò una contrazione maggiore. Quindi, posizione di partenza, allungamento e si tira verso il basso. Allungamento. Cosa importantissima è cercare di portare i polsi quando si tira all'altezza dell'ombelico. Chiudere forte le scapole, spalle indietro e petto in fuori. E in questo allenamento partirò con un piramidale, quindi farò 12, 10, 8, 6. Questa qui era la prima molto leggera e adesso andremo ad aumentare il peso e farne di più. Solitamente la schiena è un gruppo muscolare che ho, diciamo, tra i più forti. Il problema è che sto mangiando 1600 calorie oggi, quindi la forza purtroppo non c'è più. Cerco di fare 6 ripetizioni con 80 kg. Sicuramente la tecnica non sarà perfetta, perdonatemi, ma veramente la forza in questo momento non ce l'ho. Pensavo peggio, sono soddisfatto. Il problema più grosso di quando si entra in preparazione forse è questo: quando si è abituati a sollevare magari tanto peso e a fare degli allenamenti molto estenuanti, l'aspetto mentale gioca un ruolo fondamentale, perché quando inizi a non mangiare più, ovviamente la forza cala tantissimo e ti senti male, ti senti stanco, ti senti fiacco, ti deprimi un po' perché vedi i pesi che calano. È molto importante stare lì con la testa, riuscire a capire che comunque sia una fase dovuta dall'alimentazione, concentrarsi a fare molto bene l'esercizio anche con meno peso per evitare infortuni e non pensare solamente a buttare su del peso che magari in questa fase non è assolutamente importante. Quindi mi raccomando ragazzi, attenzione sempre all'esecuzione e alla tecnica, che è molto più importante rispetto al peso. Allenamento delle spalle con la panca inclinata, diciamo a 85 gradi. Dopo 8 anni di gare ho avuto un piccolo problema alla schiena. Sono cose che possono capitare facendo lo strongman agonista. Quindi oggi vado a fare, al posto di fare la classica military press in piedi, dove comunque viene coinvolta molto la schiena e la zona lombare, vado a fare una panca inclinata dove la schiena sta in appoggio sullo schienale della panca. In una giornata come quella di oggi,
dove devo provare il 5 RM, che sarebbe il massimo peso che riesco a fare sulle 5 ripetizioni, procedo sempre con un ramping di riscaldamento, partendo a bilanciare vuoto, cercando di ripassare la tecnica per riscaldare i muscoli specifici che dopo andrò ad allenare. Ce la fai a farne 5 così, perché vedo che il peso è tanto? Sì, è, una mano che è non troppo. Non vorrei che rimanessi sotto. Forza! Ora si carica, eh? Adesso vado a fare 2-3 ripetizioni e piano piano aumento con il peso. Tu mi devi fare da squat, ok? Ora ti tocca. Ti do 5 euro dopo, va bene? Va bene, mi paghi 5 caffè. Ah, sono 30, 60, 80, sì dai, 90 kg. 90-95, perché non sappiamo quanto pesa l'asta. Dopo si prova anche a sollevare Simone, eh? Forza. Da solo? Forza? Forza. Forte ragazzi, eh? Sono arrivato. Troppo poco recupero oggi, però va bene. Mentre noi ci alleniamo, il ragazzo che è diventato secco si allena forte. Ma poi con chi sta parlando? Sta parlando con Allegri Carl, guardate. E io mi sto allenando, ho i tempi di recupero, Che studia la ricetta per i tortellini, la sta ripassando. No comment. Farò questo piccolo esercizio per la schiena, per andare ad attivare un po' di più i dorsali, anche perché questo esercizio a me piace molto. Tac. Prendo la maniglia, cerco di inventarmela così. Cerco sempre di stare comunque sui 12, lo so già che negli altri esercizi a corpo libero circa tutte quante le serie che vado a fare sono sempre sui 12 colpi comunque. Quindi anche per questo esercizio ho messo un peso dove riesco a farne 12 con un movimento appunto corretto e pulito senza strappare troppo. Un altro esercizio tra i fondamentali è sicuramente la lat machine o le trazioni. Presa larga, presa stretta, presa inversa, triangolo, col T-bar, la possiamo fare in mille modi diversi. Qui in questo caso faccio vedere una lat machine classica e quelli che sono gli errori più comuni durante la lat machine. Uno degli errori più comuni è senz'altro quello di arrivare troppo in basso col bilanciere, quindi questo. Facendo questo si rischia di farsi solamente male e si vanno a coinvolgere dei muscoli che non c'entrano per niente con la schiena. In più si dà una rotazione alla spalla che di sicuro non fa piacere all'articolazione. Il movimento ideale, il range da mantenere, dovrebbe essere questo. Una volta arrivati sotto il mento, abbiamo il massimo coinvolgimento della parte della schiena, quindi mi sento di dire che è abbastanza inutile andare più in basso perché si va a coinvolgere un altro distretto muscolare. Un'altra cosa molto importante è la posizione dei gomiti. Noi dobbiamo fare questo, non questo. Questo è sbagliato. Il gomito deve sempre essere in avanti, quindi è questo. Allora ragazzi, anche qui una cosa importantissima è il massimo allungamento del muscolo, quindi il massimo range di movimento durante l'esecuzione dell'esercizio, ma anche nella fase di contrazione contrarre sempre le scapole. La schiena è tutto un gioco di scapole. Quanto più noi siamo abili
a sentire, a contrarre e a muovere le nostre scapole, tanto più riusciremo a coinvolgere i distretti muscolari della schiena. Quindi questo è, questa parte di sensibilità a livello scapolare gioca un ruolo fondamentale durante tutto l'allenamento della schiena. Prima non sono riuscito a fare un 5 RM, ho fatto più o meno 4 ripetizioni, poco recupero e sono morto subito. Ora vado a fare le tirate al mento, sempre per finire l'allenamento del deltoide. Dopo aver fatto l'esercizio di prima, che era comunque a basse ripetizioni con carichi alti, adesso vado a sfinire il muscolo facendo un volume di allenamento maggiore con un carico minore ma maggiori ripetizioni. Faccio un 4x12. Proseguiamo appunto con i pettorali, quindi un po' di dip. Ovviamente sappiamo che con le dip andiamo a coinvolgere il petto, ma anche i tricipiti e anche ovviamente anche un po' il deltoide. Se teniamo il peso verso l'indietro, quindi le gambe rivolte verso l'indietro, andiamo a coinvolgere un po' di più il petto. Se andiamo invece a portare il peso dei piedi davanti, come vedete, andiamo a coinvolgere un po' di più i tricipiti. Adesso sono freddo e mi spacco se lo faccio. Una cosa, ragazzi, che mi sento di consigliarvi è di cercare sempre di fare movimenti lenti e controllati, di non andare a strappare, soprattutto quando fate movimenti a corpo libero, perché rischiate subito di farvi male ai legamenti e ai tendini. E soprattutto quando andate a distendere completamente le braccia, cercate di non stendere completamente il braccio. Per quale motivo? Perché tutto quanto il peso va sull'articolazione e non più sul muscolo. Quindi quando distendete, sempre leggermente braccia leggermente flesse. A me comunque, ragazzi, i movimenti a corpo libero comunque sì, mi sono sempre piaciuti e mi piaceranno sempre, perché proprio senti tutto il peso che va a lavorare proprio sulla muscolatura. Sono il top. Oggi è domenica e fortunatamente non ho la partita, quindi vorrei avere un giorno leggermente un po' più di relax. Che belle chiappe! E vuole che ce la facciano solo abbastanza! Queste sono chiappe allenate! Così sale, così, così sale! Datemi! Dai che ce la facciano solo! Visto che sono fatta! Pure con le distrazioni di questi due sciocchini! Oh, un tempo il coglione del team comando ero io! Ma adesso qui ci sono tre di coglioni! Mi sa, se non ci sono io che porto un po' di serietà! Cioè, dove andremo a finire qui? A pane e Nutella! Chiaro, pane e Nutella, guarda, mi sa che è proprio l'unica cosa che non manca con voi due. Mi ha fatto un iniziatore perché mi hai fatto in vita mia. È difficile perché devi puntare esattamente il buco, perché il buco è stretto e c'è. Sì. Se vuoi ti facciamo un corso io e Simone di... su come prendere la mira. No, è... centrare il buco. È preciso, proprio preciso. È preciso. Cioè, perché se tu fai così non entra. Mi sembra chiaro. È un problemone, grosso. Quante volte è successo? Okay. Abbiamo visto proprio il culo, mi sta prendendo. No. Un altro esercizio chiave per allenare la schiena è senza ombra di dubbio il rematore. Io adesso non parlo degli stacchi, perché gli stacchi competono al mio amico Gianmarco che fa lo strongman. Io parlo di esercizi un pochino più di isolamento. Questa variante a me piace tantissimo. Cosa molto importante è, sul profilo, mantenere la schiena in una posizione il più diciamo vicina ai 90 gradi, quindi si parla di questa posizione qui. Mai appoggiare il bilanciere per terra e portarlo al di sotto dell'ombelico, quindi è questo qui, ragazzi. È inutile dirlo, anche in questa fase è molto importante l'allungamento e la fase di contrazione in cui andiamo a chiudere le scapole. Tutto il movimento della schiena si basa solamente su questo gioco di scapole, quindi importantissimo. Cosa molto importante anche per evitare di lavorare solamente col bicipite, o comunque sia in maniera prevalente col bicipite,
è di cercare di portare il bilanciere all'altezza dell'ombelico o addirittura sotto, per coinvolgere in maniera più efficace la bassa schiena, l'attacco basso del dorsale. Un'altra variante invece è questa. Alla postura della schiena, che non deve mai essere una posizione curva di ingobbimento, ma sempre col lombare contratto, ben teso, in modo da evitare scompensi e, in caso di carichi elevati, ernie. Anche se sto mangiando due pizze a sera da una settimana, però non va bene. Fammi un po' vedere i tortellini. Ma io sono secco, che cazzo vedere i tortellini. Te sei lo strongman. Tortellini emiliani. Ma c'è un grosso! Picchiato lui mi sa che fa un po' di lampade. Sì. Fai lampade? Una ogni tanto. Nello strongman è comunque necessario, oltre che allenare la forza pura e la resistenza, allenare anche l'esplosività. Adesso vi mostro un esercizio per la parte superiore del corpo. Anche in questo esercizio ho svolto 4 serie per 12 ripetizioni con un minuto di recupero tra una serie e l'altra. Competizione super strong, freccette. Dopo aver fatto il punch in Bola Roma, dove abbiamo visto tutti com'è andata, ha vinto il nostro Nathan, vediamo con le freccette chi riesce. Ma l'ho vinto io. Abbiamo fatto il punch in Bola Roma a Luna Park. Che è il punch? Boia, c'ho una mira da maestro. Okay. Vai, prima la devi bene davvero. Andiamo! Visto? Una su 6, una sul rosso, eh. Però, vabbè, il tiro c'è. Manca solamente un po' la precisione. Questo qui è stata piantata bene, è anche difficile toglierlo. Diciamo che se facciamo un secondo giro... Sei matto? È bello fare le battute con Bollaro, perché un tempo mi diceva Nathan, ti fai le battute e te le ridi. Ora mi faccio le battute e Bollaro me le ride, quindi... Grosso! Via ragazzi, ci vediamo domani. È stato un piacere giocare a freccette con voi. Lavorando un pochettino gli addominali, ovviamente facciamo a corpo libero, un bel leg raise, che a dire il vero anche ad acrobatica mi fanno fare la chiusura completamente fino in cima. Adesso non so se ce la faccio, però ce la faccio, ci provo. Mi con i crampi a quadricipiti. 7-8 perché sono abbastanza pesanti sono. Ok, basta, possiamo andarci a mangiare un pezzo di tortellini o al McDonald's per piacere. Adesso faccio vedere una variante di trazioni che purtroppo non in tutte le palestre si possono eseguire perché non c'è possibilità di avere gli anelli o comunque sia una postazione così dinamica. Si possono fare le classiche trazioni normali, le trazioni inverse e le trazioni chiuse. Quindi ogni tipo di trazione va a coinvolgere un fascio diverso del muscolo del dorsale. In questo caso qui, noi con gli anelli riusciremo a fare una trazione anche con rotazione, quindi partendo da questa posizione e andando a chiuderla all'interno. È un lavoro un pochino più complicato, ci vuole sicuramente un po' più di controllo e di sensibilità muscolare, anche perché gli anelli comunque sia si muovono e non è facilissimo. Sono a fine allenamento, un po' cotto, vediamo se riesco a farne almeno 5-6 bene. Ok. Allora, diciamo che si possono avere due varianti, quella in cui si parte da questa posizione, poi si va su ruotando, con una rotazione completa, quindi è questo, oppure semplicemente una mezza rotazione, quindi la posizione di partenza è questa, adesso vado a concludere l'allenamento con un esercizio per il deltoide anteriore, sempre ad alte ripetizioni.
Anche in questo esercizio ho fatto 4 serie da 12 ripetizioni con 1 minuto e 30 di recupero. Ora andiamo a pranzo, che ho fame. Avete rotto le palle sempre col cellulare a mano. Ma non è mica colpa mia se stai da gnocca non ce l'hai, Piano piano la troverò. Ma guarda, oggi è l'unico che ce l'ha. Dai, pensa solamente a fare i muscoli, a... Ad oggi è l'unico che se l'è portata dietro, quindi abbiamo una prova concreta che ce l'ha. La nostra invece dov'è? Vabbè, la mia è con un'altra casa. In Finlandia? No, no, è con un altro caso. Con Drago? Con un altro. Con un altro. L'importante è saperlo, così non ci rimane male. È appena finito il nostro allenamento domenicale, ora andiamo in pace. Andiamo in pace. Sì, abbiamo fatto il nostro, sì, la nostra messa è stata detta, adesso andiamo a mangiare. Io mi mangio 200 grammi di tacchino senza niente e loro vanno al McDonald's, hanno detto, no, per solidarietà. Ovvio. Neanche a dirlo, io sono già lì col pensiero. No, ma neanche ti tiro il culo, ti tiro, sì. E noi siamo arrivati, Gianmarco si è perso nel nulla perché... Sì, si manda a pulire, quello è peggio di me, è più rincoglito di me. Siamo arrivati in questa... trattoria dove i miei colleghi mangeranno e io ho i miei pasti pronti. Pistola! Mamma mia, quello è in macchina con una figa, quello chissà cosa stava facendo, non voglio neanche pensare. Stavamo parlando, ragazzi, di questo giubbotto che, come potete notare, è vera pelle e l'ho pagato all'incirca sui 500 euro, ovviamente con il 50% di sconto. E lui cosa mi ha detto? La pelle costa molto, è normale. La pelle costa cara, peccato che 2 minuti fa abbiamo fatto la storia assieme dove ho scritto che il giubbotto l'avevo preso su Wish e l'ho pagato 15 euro. Te proprio... Me l'ho scordato. La fame. Allora, un pasto già l'ho consumato, era la colazione. Quello che mangerò oggi sono un'arancia, 200 grammi di petto di tacchino, 200 grammi di petto di tacchino macinato. Che cosa cambia? Non lo so, più è macinato o no? Esatto. Okay. E 2 scatolette di tonno. Oh, è il pranzo? No, è il pranzo, è quello che mangio tutto oggi. Questo è il pranzo, questa è la cena, questo è lo spuntino. E carbo? Cazzo. Ah. Più carbo di così? Da lì, basta? Io mangio, Quindi in corpo tu... Mi dispiace, sono 1:30, non mangio dalle 7:30 quando sono partito da Riccione con Nathan. Sto morendo di fame, già che non mangio niente. Non vi aspetto, perdonatemi, ma... No, te mangi pure. Io inizio, tanto... Sarà una cosa veloce e indolore, non è che... Sembra delle castagne aperte. La mia mini forchettina, perché l'altro giorno mi hanno detto, mi hanno commentato, no? Ma perché mangi il riso con il cucchiaino? Solamente per comodità, per portarmi dietro le cose. Ho anche le mini forchettine, come vedete. La cosa bella è che quando, no, usciranno le foto, la competizione, i risultati, i soliti commenti del cazzo saranno sempre quelli, no? Sì, se sono buoni tutti, chissà cosa si prende, no? Che queste persone qui non riuscirebbero forse a fare neanche mezza giornata. E vi posso garantire che io ci ho provato, l'ho fatto, ho patito la fame, che porca vacca, e mai più a fangiro. Vogliamo fare la moda, vogliamo fare la dieta, e poi Coca Zero, poi pigliare la pizza. 2 pizze, un arancino. Cioè 2 pizze a testa e un arancino a testa. E poi la Coca Zero. Io, guarda, sono sincero, già solamente sentire l'odore, no? Dopo tanto tempo, anche che a me. Già sono contento solamente di... perché sento... Io le mangio, l'odore sono abituato ormai. Come potete vedere, alla dieta ci tengo, quindi ci ho messo solamente le uova, che è la fonte proteica. E lì, c'è quello, è miele? Sì. Miele, la più fit di così. Chiaro, e il rosso dell'uovo, sono grassi, eh? Però è quello più proteico. È il grasso proteico. Ma cioè, è pecorino, miele, salsiccia? Sti cazzi. Ah! Buca!